Eccoci, siamo tornati e siamo pronti ad accogliere il nostro terzo ospite di questa sera, caro Rocco. Esatto, siamo volati fino a Milano con il disco volante. Vola sto disco volante. Sì, infatti questi siamo proprio in radiovisione lì sul canale 115 ed è fantastico. Infatti qui con noi c'è Walter, dei miei migliori complimenti. Eccolo qui il nostro Walter, ciao. Ciao, come stai innanzitutto? Bene, che belli che siete! Grazie. Ma lui sta ancora sopra, vedi, il disco sta ancora atterrando e si muove nel frattempo, di vedi? Qua e di là. È ancora ondeggiante, non è del tutto atterrato. Lo space shuttle che si muove, va avanti e indietro e adesso atterra tra un po'. Bene. Ma lo vogliamo fare l'applauso di benvenuto? Sì, siete però cerchiamo pronti? Di essere 3, a tempo perché 2, 1, benvenuto! Vabbè, come al solito io sono il bambino autistico che va fuori tempo. Niente, prima o poi ce la farà il nostro Rocco. L'applauso non va a tempo, l'applauso va a cuore. Bravo, oh, finalmente giusto, abbiamo superato l'arcano. Giusto. Ma grande ecco, cuore ce l'ha la tua musica, Walter. Tempo bisogna fare quella cosa che presente quando fai battere le mani al pubblico, no? Io quando provo non vado sempre in battere al posto che metterle giuste in levare. Perfetto, come il figlio di Trump, tra l'altro. Esatto. Magnifico. No, infatti ecco, qui con noi proprio un pezzo dei miei migliori complimenti. O non ricordo, siete una band o sei solo solista? No, siete diciamo un progetto. Ma non è né una band né solista, i miei migliori complimenti è un'idea, un pensiero. Ok. Scrivo e compongo io, ma poi concretizza con tutti noi della band, con tutti noi che ci lavoriamo. Si può chiamare tipo come una sorta di collettivo? Ma nemmeno, perché vabbè, sì, dai, collettivo, dai, accogliamoci collettivo. Diamogliela per buona, dai, se no. Infatti, ma ecco, la domanda è: i miei migliori complimenti, che è già proprio un nome curioso, no? C'è molto proprio questo gioco di parole, da cosa nasce? Cioè, proprio, infatti, anche nella vostra canzone più conosciuta, Colazione da Cattullo, ci giochi spesso per dire i miei migliori amici. Giochi molto spesso proprio con questa cosa, i miei migliori. Che non era voluto, cioè non penso che sia stato voluto. Comunque i miei migliori complimenti non vuol dire assolutamente niente, è uno di quei nomi lunghi che suonava che suonava un po' l'indie dei tempi, okay. Perché ormai sono passati 5-6 anni, mm-hmm. c'erano i nomi lunghi, mi piaceva. Durante questa cena in cui dovevamo decidere come chiamare il progetto abbiamo sparato un sacco di nomi e questo qua ci è sembrato il più stupido e abbiamo scelto quello. Infatti, non il più intelligente, più stupido. Infatti proprio parliamo dei tempi andati dell'indie, però io ho sempre detto che i miei migliori complimenti hanno aperto invece inconsciamente una nuova porta per quanto riguarda, chiamiamolo, il post-indie, l'ho sempre detto, i primi post-indie, cioè che non erano né indie né trap, furono proprio i primi a fare quell'ibrido che poi ha dato vita, secondo me, a una scena milanese di ragazzi, esempio banale come Tananai, che è stato qui ospite qualche settimana fa, e poi è uscita anche tipo la LOL. Esatto, cioè uscì anche la LOL romana, no? Voi siete stati, diciamo, a fare prima questo ibrido. Cioè l'idea infatti anche di fare questo genere così mischiato, no? Come è nata, no? Infatti anche l'approccio del progetto, cioè le produzioni le fate tutte da soli e cose varie, i testi. Allora, ti dico che secondo me l'ibridicità del progetto viene dal fatto che io ascolto una cifra di rap, il mio genere è il rap. Mi piace rappare, ogni tanto infatti rappo anche nei pezzi dei miei migliori, male. L'altro giorno ho beccato Lazza a cena okay. E a un certo punto stavamo parlando e mi fa: ah sì, mi ricordo che tu rappavi, male ma rappavi. Ah ok, che poi Lazza fa drill se non sbaglio. Esatto, detto anche lui, ho detto, io ho assorbito il fatto che ovviamente rappano male. Comunque, e dopo da questa cosa qua poi ho capito che io volevo fare una roba più italiana perché nel rap devi sempre fare quello che è un figo, che spacca tutto. Io non spacco un cazzo. Ci può dire cazzo? Sì, ho voglia. Guarda, ne abbiamo detti talmente tanti che uno più uno meno. Okay. Non posso dire sempre sulla bocca di tutti perché c'è una signora, quindi non... Vabbè. Okay. E quindi ho voluto fare una cosa più italiana. A quei tempi mi piaceva un po' la roba indie, l'ho messa dentro. Poi io sono di origine valtellinese. Ok. Che strano tra Milano e la Svizzera, okay. E lì siamo degli zarri veri, è la famosa Bresaola.
dove facciamo la buonissima Bresaola, e però facciamo anche, ascoltiamo anche un sacco di Gigi Dag, di Gabri Ponte. Mm-hmm. E quindi tutta questa roba insieme a un certo punto si è incontrata e ha fatto i miei migliori complimenti. Sì, sì, no, infatti per quanto riguarda la roba che dici Gigi Dag, voi comunque, lo dico, siete i precursori per aver riportato i synth anni 90 all'interno comunque della musica indie, eh? Perché poi secondo me dopo di voi hanno cominciato un po' tutti. Voi, io lo dico sempre, queste cose prima di tutti i miei migliori complimenti sono stati, perché sono già dal 2017, sappi questa cosa, eh? Grazie Rocco, è bella questa cosa qua perché mi piace che il mio ruolo sia un po' quello di mescolare le carte, no? Diciamo così. Ottimo. No, cioè, non è che... Vabbè, forse... Sì, dici. No, volevo capire se era giusto mescolare le carte. Non volevo menarmela troppo, ecco. No, però no, delle volte non è... Cioè, nel senso, io penso che non è che uno lo fa perché aveva in programma di farlo prima di... Certe cose succedono così, inconsciamente. Succedono. Infatti sì, ho detto... Sì, quella roba mi piace, vediamo cosa succede se... Se ci canto sopra una cosa, certo, che non è quello, sì, che ci canto sopra di solito. Perché poi anche qui, poi, nell'arco del panorama romano, hanno importato questi synth anni 90. Io l'ho detto che è tutto cominciato proprio da questo, dai miei migliori complimenti. Infatti, ce l'andiamo ad ascoltare proprio un singolo dove vengono messi questi synth che abbiamo citato. Andiamo a te, subito, l'annuncio? Famosissima. Questa è un evergreen, io lo dico, questa canzone è un evergreen. I miei migliori complimenti, Inter Cagliari. Inter Cagliari. Allora, partendo dal presupposto che io sono interista, no? Ma volevo chiedere al nostro ospite, cioè, da dove nasce un titolo del genere? Perché è molto particolare. Allora, è una citazione a, aspetta, una, sì, a un mi film, Cando Giovanni e Giacomo, sì, che è Tre uomini e una gamba. Sì. E c'è questa parte in cui c'è questa scena un po' introspettiva in cui ci sono Aldo e Giovanni che si chiedono: ma tu nella vita hai mai rischiato? E Aldo risponde: una volta ho messo due fisso in Tercaglia. Sì, me la ricordo quella scena, me la ricordo. Assolutamente sì. Infatti... è un rischio perché vuol dire che Cagliari perde, che vince in casa dell'Inter. Sì, sì, esatto, infatti è un rischio. No, poi la canzone comunque, poi visto che il videoclip è girato, mi sa, Rocket, se non sbaglio, quindi lo citi anche. Allora, sempre Rocket, ma in realtà in quel periodo il Rocket era chiuso, okay, perché era estate, e quindi abbiamo girato in un posto assurdo, ragazzi, che pensate è l'ex magazzino dell'ex zoo che c'era in Porta Venezia. Oh! L'ex. Ok. Mi sa che adesso è un locale privato. Ha ricambiato modo d'uso, come si dice. Sì, no, perché poi io sono capitato a Rocket e una volta ho sentito questa canzone. Infatti non so se per il Rocket è diventato un inno. Infatti, ecco, come invece, ecco, nell'ultimo periodo sono usciti dei singoli Strato, se non sbaglio, e quelli in inglese che era Just Another, aspetta che lo leggo perché è difficile poi. Another Summer. Sì, infatti non I just wasted another summer. Scusa, no, e io sì, a forza di stare con loro due. Cioè, comunque c'è stato nella post pandemia dei, diciamo, vi siete mossi, perché comunque avete avuto anche un periodo di fermo. Ecco, come avete affrontato questo anno? Allora, in realtà facendo il disco, cioè nel senso, non siamo in uscita con un disco perché chiaramente dobbiamo ancora finirlo, però io mi sono messo, ho scritto un disco che i miei migliori comunque nell'arco degli anni non hanno mai fatto un disco, abbiamo sempre fatto degli EP, perché ci piaceva fare questa cosa, la trilogia degli EP, e poi perché comunque secondo me per fare un disco devi avere una certa maturità. E quindi quest'anno è stato l'anno dedicato alla scrittura anche per altri, perché io faccio anche l'autore, ho scritto un po' di cose per altri artisti. E poi è stato un anno di mancanza del live. Sì. Sì, ne parlavamo anche prima, infatti, che perché si sente questa cosa. Si sente un sacco, sì. Perché comunque alla fine io penso che, cioè, il vero obiettivo finale, cioè, è suonare dal vivo, no? Cioè, certo, quando tu
fai la musica che hai fatto, che hai pensato negli anni e la canti davanti alle altre persone e vedi la reazione subito. Non so, è una roba magica la musica dal vivo rispetto alla riproduzione. Adesso c'è il resto, cos'è, un file che uno clicca, ascolta, non è assolutamente paragonabile, ovviamente. Vabbè, lì si perde un po' quell'hit and nook, no? Quindi, infatti, cioè, nel senso, non riesci. Cioè, hanno provato comunque a fare i live streaming, sì, live sui social. Pur di. Sì, sì. Era molto sempre troppo sottotono, non ti arrivava. Comunque. No, perché poi comunque quando sei sul palco ti... Esatto, quando sei sul palco ti carica anche il pubblico, no? Ti dà quella carica per andare avanti, per cantare. Ma per quante fare. Volte Veronica, infatti, è stata lì? O no? A voglia, certo. Ti lanciavi i reggiseni. Soprattutto, peccato che appunto li scambiavano per non so cosa. È successo questa roba, a me non mi ha lanciato mai nessuno i reggiseni. Al tuo prossimo live io verrò a lanciarti i reggiseni. Perché i miei complimenti hanno puntato a un target delle tette piccole, se non sbaglio. Ma io anche le tette piccole. Le coppie, abbiamo puntato le coppie noi, le coppie vengono ai live. Allora quello purtroppo lì di reggiseni ne vorranno pochi, però io al primo live a cui potrò partecipare, non ho tette grandissime, però posso contribuire in qualche modo, dai, una terza. Ma parte delle tette piccole. Oh, allora perfetto, ci capiamo. Infatti lui diceva una frase famosissima, non mi ricordo, mi sa Sabato la canzone. Bravo, tette piccole, grande cuore e tette piccole. Bravi, esatto, sono proprio fantastico. Io, cioè, non mi potevate descrivermi meglio, magnifici. Infatti ti ho detto, devi ascoltare i miei migliori complimenti. Assolutamente, cioè, sì, te l'avevo detto che oggi già... via Skype il disco volante arrivava a Milano, ma mica per... Ma mica Bao Micio Micio, per fare una citazione di altissimo livello aggiungerei. Saluta Bao Micio Micio. Bravo, salutiamo anche noi. Va bene, allora, detto ciò... Noi ci fermiamo, ascoltiamo il brano, esatto, e che poi... si titola I Just Wasted Another Time. Ce l'ha fatta! No, scusate. I Just Wasted Another Summer. Ce l'abbiamo fatta! Insomma. Allora, prima andiamo in pubblicità, brano, e poi ritorniamo con i miei migliori complimenti. Grazie Rocco, un saluto a Rocco. Ragazzi, Charlie Puth, Attention. Sì, vediamo sì, se adesso abbiamo attention, di nuovo Attention, vediamo se adesso ci sente. Cioè, ci sei? Ci siamo. Ci sono. Ci siamo. Finalmente ce allora, l'abbiamo fatta. Ero riuscito a pronunciare bene la canzone Just Wasted Another Summer, cioè, e c'è stato il delirio. È successo niente, perfetto. È crollato tutto, non ci credete. Chiamiamola Ho sprecato un'altra estate. Sì, ho sprecato un'altra. Che poi scusa, apposta di dire Summer ho detto Time, non so da dove è uscito. Perché di solito dopo una Summertime, probabilmente, sì. È un'associazione ovvia. No, perché dopo Another ci sta sempre Time in ogni frase in inglese, quindi è solo un'abitudine. Non ci credevo che dopo Another c'era Summer. Infatti ho sprecato un'altra estate, no? Ecco, come sta andando questa estate proprio? Bene, non la sto sprecando. Non la stai sprecando. Ottimo. Infatti ecco, questo singolo che pensavo fosse in inglese, invece no, è in italiano. Comunque dopo... la trilogia degli EP, ricordiamolo, Le disavventure di Walter e Carolina, e Le cose cambieranno, Le femmine e i maschi. Ecco, questo brano va a aprire qualcosa di nuovo per il futuro? Cioè, in cantiere c'è forse questo beneamato disco che già ne avete parlato prima? Sì, pensiamo che sia, diciamo, Just Wasted è forse il primo pezzo del disco. Ok, quindi e più o meno ci sa dare qualche data di uscita? Io penso ottobre, novembre, spero verso quel periodo lì. Ok, invece per quanto riguarda su questo disco le sonorità, no? Già vedo che a Just Wasted state già cambiando qualcosa, no? Sì, bene che ti sei accorto, grazie. Più che altro allora, è... Sì, sì. Io penso che quello che vogliamo fare è andare verso... Sapete cos'è PC Music? No? PC Music è questa etichetta, credo di Londra, che fa tutta questa musica appunto che sembra fatta col PC, ed è tutta un po' tipo elettronica ignorantissima, mega pop. Ok. C'è questo, l'artista principale, che tra l'altro penso che sia il proprietario dell'etichetta, si chiama Eiji Cook. Pensa che io avevo capito Pussy Music, invece no, era PC, però vabbè, sarà perché tra poco c'è lo Secret. Non ho parole, comunque.
Scusa, scusa. Bello, no, bravo, è stato un bel intervento. Diciamo che quella roba lì, vogliamo fare quella roba lì italianizzata e un po' più, cioè, non così zarra, non così lol, però il concetto è di avere un po' di prendere un po' anche da quello. Un po' ci piace la roba anni 70, disco italiana, Enzo Carella, voglio metterci dentro anche quella roba lì, non so se... Un po' tutta la roba, il disco, il veliero va di Battisti, che non mi ricordo come si chiama, oppure anche tutta la roba, anche la Carrà un po', per dire, la roba della Carrà, c'è dentro un po' quella roba lì, poi c'è dentro... Cos'altro ci può... Donatella Rettore, te la butto lì. Sì, ci mettiamo un po' di tutto. Beh, poi sì, quella è più anni 80. Secondo me c'è più dentro roba. C'è roba tipo UK di questi anni. Ok. Vabbè, dai, ha fatto solo un casino di roba. No, no, però ecco. Infatti, facendo un passettino indietro, no? Just West and Another Summer. Stavo dicendo un'altra volta Another Time. Perché la scelta di un titolo in inglese? Perché era stupido. Ok. Ah, cioè era stupido dirlo in italiano, non ti suonava bene. È l'ennesima scelta stupida che mi piace fare per confondere il pubblico, come per confondere le idee e tutto il resto. Cioè, non so come dire, ma cioè, se posso fare una scelta che spiazza, io ho una scelta che mi rende originale, io la faccio. Ebbene, così ti distingui, giustamente. Uscire fuori dal confine, insomma. Essere stravagante. Adesso spiego perché era stupido. Perché era lungo in inglese. Cioè, nessuno un pezzo del genere l'avrebbe mai ricercato scrivendo a Just Waste Another Summer. Quindi, cioè, tante volte ci diamo anche la mazza sui piedi a fare ste cose. No, ma infatti ti ho detto, per perché? Me dire a Just Waste Another Summer è più difficile di dire There is the light that never goes out. No, ma per me era importante, perché quando l'ho scritta mi sono ispirato a una frase che dice di un manga dei Pokémon. Quando fondamentalmente passano il gruppo dei Pokémon, c'è Brock, non so se ve lo ricordate. Sì, sì, quello senza occhi. Okay. Quello senza gli occhi, esatto. Che alla fine della stagione hanno passato un'estate veramente terribile, lui guarda gli altri e dice, I just wasted another summer. Ah, ok. E a me questa cosa mi ha ispirato a scrivere il pezzo, quindi non poteva chiamarsi in nessun altro modo. Tra l'altro, una cosa che mi hanno detto dei miei amici inglesi, è che sarebbe... I have just wasted another summer, correttamente. Ok. Però slangato è I just wasted another summer. Quindi ok, se usiamo lo slang. In inglese, diciamogli che lo slang si dice I just wasted, non sì, I have sì, just... Sì. Ah, infatti, come diciamo qua. No, I just wasted another time, come ho detto io. Non ne usciamo più comunque da questa cosa, siamo entrati nel loop sì, del sì. titolo. No, invece guarda, un'ultimissima domanda. Per quanto riguarda il comparto live, future date... Abbiamo 7 date da fare entro la fine dell'anno, le faremo. Where? Infatti, dove? A Roma anche. Dai, verrà a lanciarti Reggiseno. Ok, perfetto. E giorni, si sa qualcosa o ancora inizio tutto? Inizio settembre. Perfettissimo. Okay. Dove possiamo tenerci aggiornati, quindi su queste date? I miei migliori, se scrivi i miei migliori su qualsiasi piattaforma, salta fuori i miei migliori complimenti. Però su Instagram è i miei migliori complimenti. Okay. Quindi potete cercare un po' ovunque. O anche su Spotify le metto di solito. Quindi... Perfetto. Ah, quindi ovunque ti troviamo e saremo aggiornati per venire a lanciare Reggiseni ai vostri concerti. I nostri migliori complimenti a Walter. Tanto siamo stati. Questa battuta è la più scontata che tu abbia mai sentito, penso. Mi piace, mi sono chiamato così anche per farmela fare continuamente. Così proprio è un genio, una cosa è un buona. Masochista, ma genio. Anche voi siete veramente fighi. Grazie. Grazie mille, Walter. Che bello, Walter, che bello, siamo troppo contenti. Quindi speriamo di rivederci presto, anche di risentirci, magari anche dal vivo, così non abbiamo problemi di collegamento. Esatto. I just wasted another summer. Ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sì. Ciao, grazie ancora, Walter. Ciao. E noi ci ritroviamo tra poco, mi raccomando, con l'Hot Secret. Qua li vedo già belli carichi, eh.